Salve, io sono la rappresentante del De Filippis che in questo momento è stato occupato dal 14 alle ore 13, 14 dicembre, e siamo qui per vari motivi, principalmente per due questioni che riguardano la buona scuola, e cioè la nuova riforma, e che riguardano i problemi strutturali ormai decennali del nostro istituto. Pensiamo che la buona scuola e la struttura della nostra scuola siano collegate, strettamente collegate, perché sappiamo che Renzi ha tagliato tutti i fondi e i finanziamenti per quanto riguarda la modifica e la ristrutturazione degli istituti. L'11 dicembre abbiamo avuto un incontro con la provincia in cui ci è stato palesemente detto che il nostro istituto non rientra assolutamente nelle categorie degli interventi immediati. Noi però abbiamo qui tantissimi problemi che partono dalle fondamenta, dai bagni che sono non a norma, senza finestre, al sovraffollamento delle classi, ai muri decadenti, agli alberi tagliati male che potrebbero caderci addosso da un momento all'altro. Abbiamo delle finestre che sono arrugginite e che hanno già causato moltissimi feriti durante i corsi degli anni. Abbiamo un continuo allagamento delle macchine e soprattutto la situazione più grave per quanto riguarda la sicurezza è l'assenza di una scala antincendio, di antiscivolo, e pertanto noi consideriamo tutti questi problemi fondamentali per la nostra vita all'interno dell'istituto. Per quanto riguarda la buona scuola, noi nel nostro consiglio d'istituto abbiamo già preso dell'accettazione dell'alternanza scuola-lavoro e siamo assolutamente contro a questa forma di sfruttamento gratuito, come abbiamo ribadito già in piazza l'11, e siamo qui non per perdere i giorni di scuola prima di dicembre, come tanti possono pensare, perché noi desideriamo portare avanti una protesta che possa essere compresa anche al di fuori, perché la buona scuola è la struttura dell'Istituto De Filippis, sono una causa fondamentale e una pressione che preme sulle coscienze di tutti i ragazzi. Noi in questi 3 giorni di occupazione stiamo ricevendo molte minacce per quanto riguarda questa occupazione, perché sappiamo e ci prendiamo la responsabilità dell'atto illegale, tra virgolette, formale, che stiamo svolgendo, ma sappiamo della legittimità del nostro atto. Tra l'altro sono stati chiamati i genitori per avvertire di cose abbastanza inesistenti, e sappiamo che il pressing psicologico è quello che vogliono farci fare. Stamattina abbiamo chiuso i cancelli in maniera dimostrativa per far capire che il De Filippis occupato è forte e necessita di rispetto all'interno della propria protesta e della propria manifestazione. Nonostante questo, abbiamo intenzione di non ledere il diritto allo studio degli studenti che non sono d'accordo e il diritto al lavoro agli insegnanti, di cui molti ci appoggiano e sono fieri di noi e della nostra organizzazione. Abbiamo anche 38 corsi che riguardano anche la questione del contributo volontario, che siamo costretti a pagare per partecipare ai corsi extracurricolari, e infatti qui abbiamo anche un corso di giapponese e di russo di ragazzi autodidatte, ovviamente tutto in maniera gratuita. Quello che facciamo qui è veramente una lotta pesante, forte, e stamattina eravamo 200 persone alle 6:30 di mattina per protestare e per dichiarare ufficialmente la nostra manifestazione, in questo senso nel termine di occupazione, contro quello che è uno Stato che non fa altro che avere soldi per se stesso, per le spese militari, per le luci di Natale, e non ha i soldi per riaggiustare la nostra scuola e non ha il denaro che trova poi nell'alternanza scuola-lavoro e nell'entrata dei privati.